brutti e cattivi, ma in questo film, vabbè, la bruttezza c'è ovviamente anche senza trucco, quella così, ma la cattiveria. Come si permette? Così me ne vado. Come sapete, se tutto va come deve andare, al massimo se famo un anno e mezzo di galera. E poi quando usciamo dal carcere, dividiamo tutto in parti uguali. Dai, che c'è, fidate. Io mi fido. Ci fidiamo. Allora dai. La cattiveria colpisce il fatto che non sia in assoluto in questi personaggi, ma molto tra di loro. Come mai, quando invece, avendo tutti, diciamo, una difficoltà in più rispetto alle persone considerate normali, potrebbero aiutarsi, invece poi, senza spoilerare ovviamente. Ma è divertente scoprire nel film quanto la trama sia una sorta di domino che piano piano tira giù tutti i personaggi. Quindi questa cattiveria di cui tu parli è legata al fatto che ognuno di loro cerca di fregare l'altro. Però secondo me è bello dire che questa cattiveria nasce da un contrasto, cioè per tutti il motore che spinge a compiere certe azioni è l'amore, declinato in tanti modi diversi. Quello del mio personaggio è un amore infantile verso questa ballerina senza braccia, verso questo personaggio mistico. Però insomma, penso sia un po' questo, no? Questo contrasto. Sì, ma anche perché comunque non il fatto che loro siano disabili non gli toglie la cattiveria, voglio dire, sono, come dire, il tema del film, un po' come dice Cosimo, è la normalità, no? L'uguaglianza. Quindi, come qualsiasi essere umano può diventare avido, anche loro hanno diritto di essere avidi, di essere brutti e cattivi, anche gli uni con gli altri. Il look è molto interessante, volevo sapere da Marco D'Amore com'è finalmente avere tutti questi capelli. È l'unico motivo reale per cui ho accettato di fare il film, cioè potermi rivedere con una folta capigliatura, forse per l'ultima volta nella mia vita. No, però dietro quel lavoro c'è, dietro la resa, dietro quello che si vede, c'è il lavoro di un'equipe di artisti incredibili che si sono messi a totale disposizione del film e nostro, lavorando ore e ore per restituire il look di quei personaggi, quindi è davvero molto, il merito va attestato a loro. E a Santa Maria invece il tatuaggio. Tatuaggio, parliamone. Simoncino mi ha detto che il design è di un suo amico, quello che ha fatto anche a lui i tatuaggi. E voglio sapere però la scritta, cioè è stata una proposta di Santa Maria, era già preposta? No, io quando ho letto questo librone che mi ha dato Cosimo, c'era il soggetto, c'erano tutti i disegni di Cosimo, tutti i personaggi, foto di riferimento, storie personali di ognuno, il passato di tutti i personaggi, e il personaggio era già così con quel tatuaggio lì. Quel tatuaggio, sai, può apparire molto volgare, però io riflettendoci, anche con una persona con cui a volte lavoro, mi preparo, eccetera, una insegnante, siamo arrivati alla conclusione che quel tatuaggio lì non ha, può sembrare apparentemente volgare, però potrebbe avere un significato molto profondo per il personaggio, e io quello gli ho dato, nel senso che è nato senza gambe, quindi deforme, e negli anni 80 c'erano questa medicina, adesso non so come si chiamasse, che veniva data alle donne incinta, che se mescolate all'alcol o comunque forse anche senza alcol poteva dare dei problemi al bambino, poteva nascere con delle malformazioni. E quindi ho lavorato sul fatto che questo personaggio fosse stato emarginato, il reietto, già rifiutato già nel ventre materno dalla madre, e quindi quel magna puntini puntini potrebbe anche essere, io l'ho intesa così, un voler mangiare quella cosa lì per rientrare dentro il ventre materno, e che può sembrare una cosa, una pippa mentale, in realtà non lo è, perché inconsciamente secondo me Cosimo ha messo quella cosa lì, neanche lui ne sa il significato. Poi sì, si può dire anche che il personaggio, nonostante non abbia le gambe, si piace molto, ha avuto tante donne, come dice lui stesso nell'introduzione, quello che la natura mi ha tolto da una parte me l'ha dato dall'altra, quindi è uno che si cura molto, che insomma non ha capelli, c'ha la pelata, ma si fa questo riporto sempre perfetto, preciso, quindi si potrebbe anche giustificare in quell'altro modo, però a me piace più la versione inconscia, cioè la versione, come si dice, la versione intima.
Torniamo invece alla parte più carnale, terra terra. Una cosa molto interessante del film è che si vede la sessualità in persone disabili, una cosa che ancora adesso purtroppo è proprio tabù. Quindi volevo sapere se per voi è stato, al di là della goliardia delle battute, è stata una cosa anche importante da rappresentare. E poi, visto che Cosimo, il regista, mi ha detto che tra le fantasie sessuali era Lily in Pole Position, Maria De Filippi, voglio sapere qual è una vostra fantasia sessuale della TV italiana su quello stile. Oh mio Dio. Ma secondo me quella scena è proprio educativa. È educativa nella misura in cui i film, la letteratura, il teatro hanno il potere di raccontare cose che magari immaginiamo che sono tanto distanti da noi. Io immagino un ragazzino di 15-16 anni che, osservando quella scena e vedendo quanto questi due disabili fanno così bene l'amore, con tanta passione, anche con grande capacità, possa sgomberare i suoi piccoli moralismi, i suoi pregiudizi e sentire invece che quelli sono semplicemente due esseri umani che si amano e che lo fanno da Dio. Sì, la donna della TV italiana. Non la definisco. Ma... Devo dire, non conosco molte donne della TV italiana. No, nemmeno io. A me piaceva Wonder Woman, la serie televisiva, lei proprio per me da bambino. A me la Mu. Molto... La Mu è stupenda. Faceva scipazza. Sì, pure a me la Mu. Mamma mia, era fatta apposta quella. Sì, l'hanno fatta apposta. L'hanno fatta apposta. Ultimissima, in conclusione, anche se è marginale al film, è uscita adesso la notizia che a Roma una persona è entrata nel Colosseo scavalcando e picchiando i poliziotti. Quando gli hanno detto ma perché l'hai fatto, hanno detto perché io sono Batman. Allora Claudio Santamaria, che ha doppiato Batman, e che Enzo Ceccotti, che ha il suo quartier generale a Roma, voglio chiedere, ma quindi? Quindi bisognerebbe rivolgersi a un ospedale psichiatrico forse, no? Bisognerebbe chiedere a uno psicologo. Chissà, ma era drogato, aveva bevuto forse, no? Era un impostore. Sicuro era un impostore, voleva emulare, poteva dire sono Gigrobò almeno, scusa, vai al Colosseo, sono Batman. Cioè, secondo me l'ha fatta male, poteva un attimo aggiustare il tiro e fare riferimento, insomma, a un altro supereroe che sarà più adatto al Colosseo, ecco. Ok, grazie mille. Grazie a te. Guarda che roba, pare Frodo. Frodo!